che io posso dire in questo momento è che non appena arriveranno tutte le stime dei danni da parte delle regioni, noi come governo faremo subito un consiglio dei ministri per ripartire le risorse, perché è necessario dare immediatamente sostegno alle imprese che stanno affrontando già un periodo molto difficile. Tra l'altro, purtroppo funestato anche da questi problemi di carattere meteorologico. Dopodiché noi abbiamo fatto un piano di investimenti che vedrà sicuramente protagonista tutta una buona parte del Mezzogiorno d'Italia contro il dissesto idrogeologico. Lì ci stiamo muovendo insieme al Ministero dell'Ambiente, insieme al MIT e insieme alla Ragioneria dello Stato, al Presidente Conte, per mettere a sistema tutte le risorse che sono nei fondi strutturali europei, nel Fondo Sviluppo e Coesione, presso il Ministero per l'Ambiente, per metterli tutti in sinergia e fare un grande piano contro il dissesto idrogeologico che vede già destinati circa 7 miliardi e 200 milioni. Vi siete dati dei tempi? Allora, entro fine anno necessariamente avremo dalle regioni sicuramente la stima dei danni, perché adesso abbiamo fatto il primo decreto per le primissime emergenze, ora stavamo aspettando una ricognizione più puntuale che ci auguriamo arrivi prestissimo, ma dalla regione ho avuto anche rassicurazioni in tal senso. Ministro, uno dei problemi principali di questo territorio è quello infrastrutturale. In questa direzione... abbiamo parlato anche di questo, vi ricordo che in legge di bilancio abbiamo fissato la quota ordinaria degli investimenti al 34% per le regioni del Mezzogiorno, anche per ANAS ed RFI. Quindi finalmente arriveremo oltre quel 28% che ci ha visto purtroppo patire in questi anni. Arriviamo al 34%, che è la soglia minima della quota ordinaria, a cui dobbiamo aggiungere i fondi strutturali europei, finalmente per colmare questo gap infrastrutturale che è ormai inaccettabile. C'è la piena disponibilità anche da parte del Ministero delle Infrastrutture, perché anche il mio collega Toninelli ha fatto diverse visite nel sud del nostro paese, riscontrando comunque, come ha detto lui stesso, delle strade da terzo mondo che devono essere necessariamente messe a norma, allargate, rese sicure, perché c'è qui la strada statale. C'è anche l'aeroporto di Crotone, parleremo anche di quello con il MIT. Noi vogliamo affrontare tutti i problemi, in 5 mesi non possiamo fare tutto, ma cercheremo di fare il possibile nei mesi che verranno. La TGR, grazie. Gli ex LSU e le più li ha incontrati? Io li ho incontrati questa mattina, ho incontrato alcuni lavoratori insieme ai rappresentanti sindacali. Li ho rassicurati del fatto che con il disegno di legge concretezza della funzione pubblica abbiamo già sbloccato il turnover, è stato già approvato in Consiglio dei Ministri e sta facendo il passaggio in Parlamento. Per cui noi vorremmo riuscire entro la lettura in Senato della legge di bilancio di armonizzare lo sblocco del turnover con la stabilizzazione degli LSU, non solo in Calabria ma in tutte le regioni in cui sono presenti questi lavoratori. Dal momento che in ogni regione ci sono delle caratteristiche differenti, non so ancora se riusciremo tecnicamente a definire il provvedimento in questo modo. Se non riusciremo nei prossimi 10 giorni, perché la legge di bilancio, come sapete, prima di Natale sarà approvata alla Camera, quindi già in terza lettura, allora faremo una proroga. Certo, ho rassicurato, esattamente come ha fatto l'altro giorno il vice ministro Laura Castelli, che nessuno rimarrà a casa dal 1 gennaio. La proroga è certa, l'ho detto oggi sia ai sindacati che a degli operai che erano vicino all'aeroporto e che ho avuto molto piacere di incontrare per dare loro questa sicurezza, per cui se riusciamo a superare i rinnovi annuali nella prossima settimana, altrimenti si farà entro il prossimo anno, si confezionerà la norma in modo tale da superare finalmente questo precariato che dura da oltre 20 anni per tanti lavoratori in molte regioni. Legge di bilancio potrebbero essere approvati 800 milioni in un quinquennio.
destinati a progetti legati alla coesione, a progetti specifici. Che cosa c'è per la Calabria in progetto? Oh, in realtà è stato rifinanziato un fondo sviluppo e coesione, l'80% del quale è per il sud, ma è stato rifinanziato per 4 miliardi, quindi sono 800 milioni per ogni anno per i prossimi 4. Adesso, dopo che sarà concluso tutto l'iter della legge di bilancio, io incontrerò tutti i presidenti di regione e dei comuni, anche l'ANCI, vorrei ascoltare, per vedere di intervenire lì dove c'è più urgenza, di concerto con il MIT, in modo tale che magari con i miei fondi potrei concludere delle opere che sono rimaste in sospeso, in molti luoghi è accaduto questo purtroppo, o iniziarne delle nuove. Inoltre ci sono già dei progetti che riguardano un centro di ricerca di biologia marina in Calabria, non le dico dove, glielo dico a breve, ci sono anche dei progetti di bonifica. Oltre Bagnoli anche nel resto delle regioni del sud, quindi di una cosa si può essere certi: questi 800 milioni insieme a dei risparmi che ci sono in questo fondo, cioè di soldi, delle risorse non ancora spese, andranno solo ad investimenti. Grazie.